La Svezia e i migranti, la Svezia e i migranti, specificando però che i migranti che vanno in Svezia sono quasi tutti neri, perché i neri ci vanno matti per le vichinghe, beh, la Svezia, Finlandia, no, Svezia, Norvegia, Danimarca. Erano le terre dei vichinghi, i vichinghi, le vichinghe, biondi, bionde, occhi azzurri, le belle vichinghe, le vichinghe che hanno colonizzato la Russia. E adesso in Russia ci sono di quelle vichinghe che sono la fine del mondo. Sì, ma i vichinghi hanno poi colonizzato anche una buona parte del Regno Unito, anche una buona parte della Francia occidentale, la Normandia, la terra dei Normanni, la terra dei Vichinghi, la Normandia. Poi sono andati i Vichinghi, sono andati pure in Calabria e in Sicilia. Se voi andate in Calabria e in Sicilia, cari amici, trovate di quelle donne con gli occhi azzurri e i capelli biondi che fanno faville. Beh, insomma, in Svezia ci sono state le elezioni e gli svedesi, che sono ariani, indoeuropei, anzi, diciamo che anche Adolf Hitler li invidiava tanto, gli svedesi, perché in Germania ci sono anche delle persone, more in Germania, tant'è vero che uno dei nomi più diffusi in Baviera, per esempio, è Bruno, sì, incredibile, vero? Bruno, in Germania, Bruno. Ma il vero ariano sta lassù, là, in Svezia, Norvegia, in Danimarca. E adesso la Svezia ha votato. E la Svezia ha votato e c'è una reazione contro i migranti, che sono quasi tutti neri, Ma il fatto è che io nel 2014, cioè in tempi non sospetti, avevo fatto il video intitolato "Perché i neri migrano in Svezia". Sì, nel 2014, in tempi non sospetti, cari amici, io avevo pubblicato il video intitolato "Perché i neri migrano in Svezia". E adesso questo video diventa del tutto attuale. Io ho questo video del 2014 intitolato "Perché i neri migrano in Svezia" e io me lo metto come linea di riassunto di questo video, così voi potete verificare personalmente le mie doti di preveggenza. Vedo e prevedo perché io sono questo qua, vedete? Io sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico, ma soprattutto gnostico, ma sono tante altre cose, cari amici, sono tante altre cose, cari amici, tante altre cose. Beh, e dopo che avete ascoltato questo video qua, andate nel riassunto e dove troverete il link che vi porta sul mio video del 2014 intitolato "Perché i neri migrano in Svezia". E adesso gli svedesi, ma anche le svedesi, hanno votato, hanno posto un freno ai migranti. Beh, sì, i tempi cambiano e si vede che anche le belle svedesi hanno visto che non di solo pane vive l'uomo. Non di solo pane vive l'uomo, cioè non basta questo, capito, per vivere. Non so se mi sono spiegato. Non basta questo, capito? E si vede che adesso le belle vichinghe svedesi, che ci andavano matte per i neri, hanno capito che non di solo pane vive l'uomo, capito? Parola di filosofo un po' stoico, un po' cinico e soprattutto gnostico. Capito, cari amici? Non di solo pane vive l'uomo, e l'hanno capito anche le belle svedesi, capito? Le belle svedesi. Ma andate a vedere il mio video predittivo intitolato "Perché i neri migrano in Svezia"
avevano ragione i neri a migrare in Svezia, è solo che adesso gli svedesi pongono un freno, perché i tempi cambiano, i tempi cambiano sempre, i tempi cambiano sempre, cari amici, i tempi cambiano sempre. Le belle svedesi hanno sperimentato che non di solo pane vive l'uomo, non di solo pane vive l'uomo, e magari le belle svedesi si sono messe d'accordo con i loro uomini, ariani, indoeuropei, e hanno detto che è necessario porre un freno, perché non di solo pane vive l'uomo. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Serafino